Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis monumentale del Messina, per raccontarvi di un periodo particolare della vita di Padre Pio. Ecco, vogliamo raccontarvi quello che accadeva nel 1932. Ecco, 1932, siamo in piena segregazione di Padre Pio. Come ben sapete, Padre Pio dal giugno del 1931 al luglio del 1933 è stato segregato. Ecco, quella che passa alla storia come la segregazione di Padre Pio. Venne privato dal Sant'Uffizio di ogni esercizio di ministero, con l'unica eccezione di poter celebrare la Santa Messa, ma dentro le mura del convento, nella cappella, privatamente e non in pubblico. Padre Agostino nel suo diario ci racconta come trascorreva le sue giornate proprio in questo periodo, ecco, d'inverno. Immaginiamo la situazione nel 1932 qui a San Giovanni Rotondo, circa tutto quello che accadeva intorno a Padre Pio, e Padre Agostino, grazie al suo diario, racconta questo, circa gli avvenimenti che avvolgono Padre Pio. Lui li vive con una indifferenza meravigliosa. Avvenga quel che voglia avvenire, diceva, io mi sento calmo. Ecco, mettiamoci nei panni di Padre Pio, nel senso che qui a San Giovanni Rotondo venivano tante persone, poi all'improvviso non c'era più nessuno, nessuno poteva vederlo, nessuno poteva incontrarlo, né tantomeno lui poteva incontrare qualcuno. Quindi la sua giornata qual era? La giornata era tra preghiera e studio, in coro con gli altri religiosi, all'ufficio, e poi vi si restava da solo in preghiera per ore, scrive Padre Agostino. La mattina la Santa Messa nella cappellina interna del convento, che durava più di un'ora, poi a pranzo non mangiava quasi nulla, lo stesso anche a cena, sempre gioviale con i confratelli, sempre con il sorriso. E scrive Padre Agostino, interrogato sul conto spirituale di alcune anime, gli ha risposto sempre giusto, secondo coscienza. Si può dire, scrive Padre Agostino, terminando questo suo pensiero in questa giornata, si può dire veramente illuminato di una grazia speciale del Signore.